siamo nuovamente a Magazzini Fotografici per la mostra Bordo Mare di Gabriele Basilico ed abbiamo la possibilità di incontrare Giovanna Calvenzi, una delle foto editor più importanti d'Italia, la compagna di una vita di Gabriele Basilico, che ci racconterà com'è nata questa mostra e qual è la sua importanza. Com'è nata questa mostra, qual è la sua importanza all'interno della storia fotografica di Gabriele Basilico ed anche della fotografia italiana e europea? Sono domande diverse. Sì. Questa mostra nasce, questa qui, nasce per un'amicizia che mi lega ad Antonio Biasiucci e ai Magazzini Fotografici, per cui quando loro mi hanno parlato di questo progetto io ho detto subito di sì, indipendentemente da tutto. E questa è la qualità. E da una mia personale passione per Napoli, quindi questo è personale. Invece questo lavoro di Gabriele nasce nel 1984, quando viene invitato dal governo francese a far parte di quella che si chiamava Mission Photographique de la Dattara, che era un progetto voluto da Jack Lang, che voleva incaricare una serie di autori internazionali ai quali è stata data carta bianca per fare quello che volevano su dei territori limitati della Francia in vista della fine del millennio. Quindi il progetto era: analizziamo lo stato delle cose e affidiamo questa analisi a 20 autori di estrema diversa provenienza. Se lei pensa che c'erano Guanon, che faceva un lavoro del tutto diverso, oppure c'era Joseph Kudelka, che lavorava in un altro modo ancora, oppure c'erano Despatani e Goblin, che lavoravano soltanto con i ritratti, insomma, c'era un Sophie Ristel-Liber, c'erano autori molto diversi tra di loro. Questo progetto è durato, aveva l'obbligo di durare sul campo almeno 6 mesi, quindi Gabriele ha lavorato nell'arco di 2 anni per 6 mesi in una zona che aveva definito lui, che andava dai confini con il Belgio all'inizio della Bretagna, alla Mont Saint-Michel, quindi una costa più o meno lunga 400 chilometri, dove lui ha fatto inizialmente dei sopralluoghi, segnandosi, facendo le foto con un piccolo formato e segnandosi con la bussola dove era, com'era, c'era la luce, com'era la situazione, e ritornandoci successivamente col banco ottico, quindi con la macchina di grande formato, e facendo questo lavoro. Questo lavoro nella carriera di Gabriele è stato fondamentale. Fondamentale uno perché è un riconoscimento internazionale estremamente importante e la fotografia italiana è sempre stata a livello internazionale penalizzata perché non ha mai avuto i sostegni che avrebbe dovuto avere. Questo parlo in generale della fotografia italiana. Per Gabriele è stato doppiamente importante perché lui ha fatto in questa occasione una scoperta di visione, se così posso definirla, e un allargamento di visione. Gabriele era stato scelto a lavorare a questo progetto dopo un lavoro che si chiamava Milano Ritratti di Fabbriche, che i responsabili della Mission Fotografie della Dattara avevano visto a Milano. Questo progetto erano Bernard Latarger e François Hess, che erano venuti a Milano a vedere questa mostra e successivamente lo avevano invitato, chiedendogli di fatto di ripetere un po' quello che lui aveva fatto a Milano, dedicandosi ai porti. Però dopo un po', porti come lei vede, come immagini come quella, quindi una visione tutto sommato abbastanza concentrata, compatta. In occasione di quella fotografia, che è del 1985, la seconda, che è Le Tréport, Gabriele si è trovato davanti a un paesaggio che per lui è diventato in qualche misura epocale, un paesaggio stranamente meraviglioso con la luce che cambiava in continuazione con un vento molto forte, e quindi si è reso conto che poteva fotografare anche il paesaggio, non solo un paesaggio antropizzato. E quindi per lui la Dattara, anche proprio nell'evoluzione della sua visione, è stata estremamente importante. Ho risposto? Parliamo un po' del formato di queste foto. No? Questo lavoro è stato presentato più volte con un formato grande. Invece questo formato piccolo, a stampa d'argento, che cosa ci dà, diciamo? Io personalmente
vendiamo molto anche in formati piccoli, cioè ci sono delle opere, per esempio quella delle tre porte alla quale facevo riferimento, noi l'abbiamo in studio formato 100x130. Lei la vede molto meglio, ovviamente, la vede con una grande ricchezza di dettagli, perché i dettagli con il grande formato sono nitidissimi, le sembra proprio di entrare. Lì viene richiesto a lei, il lettore, di essere più partecipe ancora. Lei quindi deve andare vicino, deve... Un rapporto più intimo con l'opera, diciamo. Intimo. A me piace il piccolo formato. Se lei pensa al lavoro di Venti Samallati, che fa dei 18-24 nel formato, lei è proprio dentro la fotografia. Poi probabilmente è più fedele a un modo di presentare le fotografie dell'epoca, invece del grande formato che oggi, diciamo, è un po'... No, non necessariamente. Gabriele ha sempre fatto delle stampe di lavoro 30x40 e poi di grandi 20, delle foto di grande formato, quindi non c'è nessuna... Se uno lavora con il banco ottico è perché vuole... Non necessariamente per il grande formato. Sì. C'è solo, diciamo, questo rapporto più intimo con l'opera. In questo caso sì. In questo caso noi eravamo venuti a fare un incontro qui, avevo visto lo spazio e mi sembrava che sarebbe stato meglio, piuttosto che vedere 8 foto grandi, vederne tante piccole per entrare di più. In fondo, se lei pensa, Gabriele Basilico ha sempre pensato più ai libri che alle mostre, cioè quello che gli stava a cuore davvero era il libro, e questo è un formato che lei può percepire anche nel libro, certo, che chiede una partecipazione diversa, ma altrettanto interessante. Tu sei una foto editor, una delle più importanti d'Italia. Come ha influenzato questo lavoro di Basilico la fotografia italiana? Se l'ha influenzato, cioè se ha... Questo specifico lavoro non lo so. Direi che non è necessariamente questo tipo di lavoro, ma piuttosto un po' tutto il modo di vedere di Gabriele, che si vede molto meglio su una città. Quindi in molti casi il paesaggio è talmente straordinario di suo. Sai benissimo che in fotografia noi abbiamo questo slogan dove c'è una bella faccia in fotografia o una fotografia di una bella faccia, certo, certo, che è molto diverso, no? Allora, quando noi abbiamo una bella straordinario o far diventare straordinario quello che si vede. Allora, qui la natura aiuta moltissimo, il cielo aiuta moltissimo, cioè c'è tutta una sinfonia di elementi che concorrono a ottenere un lavoro importante. Nelle città medie devi essere proprio tu capace di rileggerle, perché la città ti offre magari meno. E questa attitudine di Gabriele di fare un esercizio di visione che metta sullo stesso piano le architetture importanti, le architetture medie, le architetture anche neanche medie, banali, se vogliamo, è una lezione estremamente importante per la fotografia italiana, proprio che deriva un po', se vogliamo, dal Viaggio in Italia organizzato da Luigi Ghirri nel 1984, che è la prima presa di coscienza che il paesaggio italiano era cambiato, che l'Italia non era più un bel paese, ma era la città della mediocrità architettonica. Va bene. Ti ringraziamo, ti ringraziamo per aver portato questa mostra a Napoli e speriamo di avere altri incontri e che ci porti altre cose interessanti. Grazie a voi. Grazie.